Buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale. Ci sono tante cose da dire. Partiamo subito da questa considerazione. L'euro-dollaro si accontenterà di avere rifatto i minimi avvenuti qui a cavallo tra il 2016 e il 2017, quell'area 1,03,5, 1,04, insomma 1,0370, che fu il minimo di allora da cui emerse tutta questa reazione che vedete qui. Beh, questo non lo possiamo sapere, però certo è che c'è una forza del dollaro spaventosa che si vede nel dollar index. Perché dico si vede nel dollar index? Perché il dollar index ha superato quella soglia dei 103,70 che era un massimo che non si vedeva da tempo. Passo alla scala mensile per farvi capire quanto sia un livello tosto, quanto sia un livello importante. Guardate, il superamento di questa soglia non avveniva addirittura dal 2003, lo vedete qui, inizio 2003, si va sotto questo livello, non ci si torna più sopra, 103,70, tiene tutti i tentativi fatti negli ultimi anni. Questa volta ci siamo andati sopra, forza del dollaro, lo sappiamo, dollar index è 58% circa euro dollaro, significa debolezza delle altre valute, significa debolezza dell'euro, soprattutto debolezza dello yen, e quindi, come abbiamo visto, chissà se dovesse andare sotto 103,70 l'euro dollaro, ci sarebbero forse dei rischi, dovremmo forse riflettere sulla possibilità di andare a testare livelli più bassi. Ricordiamoci che a quel punto la pari sarebbe dietro l'angolo, ma insomma non affrettiamo i tempi e non è detto per nulla che questo che questo debba accadere. Diciamo anche che tutto quello che riguarda le valute ha poi effetto anche su altri strumenti. Rimaniamo, diciamo, con questa visualizzazione e anche con questa scala che è quella mensile per dare un'occhiata a questo elemento, che è il fatto che arrivati al 3,20 di rendimento, praticamente sull'obbligazionario, quello qui l'area dei 3,20 di rendimento, siamo intorno a questi valori, l'obbligazionario ha trovato un punto di ritorno, quindi vuol dire che 3,20 è un rendimento appetibile per gli investitori. Perché? Perché se anche qui torniamo alla scala daily, quello che noi possiamo vedere, facilmente verificare, è che quando siamo arrivati lì, sui bonds sono entrati, comprando bonds si riduce il rendimento e noi abbiamo visto il rendimento scendere di un bel po' dal top toccato, lo vedete qui praticamente in area 3,20. Quindi movimento significativo importante, ma i movimenti sono importanti anche quelli che ci sono su altri strumenti finanziari, come le commodities. Ricordiamo che con euro-dollaro praticamente intorno a 1,04 noi in Europa il petrolio così caro non lo abbiamo mai pagato. Guardate qua, c'è ancora come dire, la forza per il petrolio di andare a tentare un breakout che porterebbe il primo target in area 115, in una fase dove 115,94,5 sembra 94,5, diciamo 95, dai, per dirla facile, questi 20 dollari che passano tra 95 e 115 sembrano proprio essere il range di oscillazione. Chi invece molla è l'oro che in presenza di rendimento diventa meno alternativa di un rendimento reale favorevole, positivo, diventa meno alternativa dei bonds. In questo momento non si cerca un bene rifugio, per cui l'oro patisce, e ritengo che area 1765, cioè quest'area qui, possa essere un naturale approdo visto il ribasso. Insomma, mi sembra che come dire, il trend ribassista ci sia tutto, ma in fondo ne abbiamo parlato già tanto. Allora andiamo a vedere anche che cosa succede allora sui mercati. Perché? Perché noi abbiamo un'Europa dove non è ancora cominciata diciamo la stretta monetaria, dove non si sono ancora alzati i tassi, dove per ora non c'è traccia di come dire, dismissione di asset, e come si vede è vero che l'Eurostock è sotto una trend line ribassista che si vede abbastanza chiaramente, è abbastanza chiaramente visibile, eccola qui. È vero tutto questo, ma è vero che il minimo, quello che risale alla guerra, non si è più visto, quindi c'è una resilienza ben superiore, mentre negli Stati Uniti la situazione cambia. La situazione che vediamo sull'Eurostock è molto molto simile a quella del DAX, ma addirittura, se lo vedete facendo questo movimento, si capisce che il DAX addirittura è ancora più resiliente. Ciò nonostante, siamo ben lontani da quei 14.800 punti che sono, vedete, questi minimi qui da cui il mercato reagiva, e poi dai 15.000, che è la seconda freccia che ho tracciato, che è l'area spartiacque
per tagliare con l'accetta, ebbene siamo ancora molto lontani da questi livelli. Però possiamo dire che anche qui, come sull'Eurostoxx, andare a rompere questa trend line potrebbe avere un certo significato. Allora andiamo a vedere i mercati americani invece, dove la forza ribassista, proprio complice il fatto che la Fed è molto più avanti in questo processo di stretta monetaria, è stata maggiore. Intanto, come dire, se questi sono i minimi della guerra, noi siamo qui, l'America è qui, quindi adesso è tornata sopra questo livello, quindi c'è una bella differenza. Poi diciamo che gli Stati Uniti hanno lasciato nel loro indice principale, cioè l'S&P 500, hanno lasciato questo grande, fortissimo supporto di area 4100, vero che ora stanno rimbalzando, ma io vorrei vedere e vorrò vedere che cosa succederà quando con probabilità l'indice tornerà a testare questo livello che adesso si annuncia un'area di forte resistenza. Una situazione simile a quella del Nasdaq, che è stato anche più sofferente se possibile, quindi oggi rimbalza con maggiore ardire. Che cosa può succedere? Beh, che io vorrò vedere quando il Nasdaq tornerà, se ce la farà ad incocciare la quota 13.000, perché è qui che c'è la vera resistenza forte. E poi tutta quest'area fino ai 13.500 secondo me rimane un'area di forte resistenza, perché qui con gestione, con vendite, lo vediamo, l'hanno fatta da padrone, vedremo cosa succede. L'indice statunitense, che secondo me disegna per ora il grafico più lineare, è il Russell. Dopo aver raccontato per tanto tempo del Russell come del mercato dei trend laterali, per oltre un anno si è mosso tra 2100 e 2350, guardate qui, poi si è mosso dall'inizio dell'anno sino a poco tempo fa tra 1900 e 2100, adesso è chiaro che questo è un indice che si sta muovendo sotto una trend line, quindi attenzione, perché tra un po', se il mercato dovesse fare qualcosa di simile, tornare a 1900 più o meno significherebbe anche perché per rientrare nel range, specie sotto questo livello, che è un livello intermedio un pochino più alto, potrebbe significare anche rompere la trend line, per cui sarà una doppia resistenza veramente dura da sconfiggere per l'indice dell'economia reale degli Stati Uniti. Allora andiamo a vedere anche il nostro FIB. Sul nostro FIB continua la fase laterale, abbiamo aggiornato il minimo, adesso noi dobbiamo temere che cosa? Dobbiamo temere un mercato che dovesse andare sotto i 22.500 punti, mentre chiusure sopra 24.700 potrebbero farci pensare che il brutto è passato, però bisogna vedere, bisogna arrivarci, bisogna riuscirci, e non sarà facile, ricordiamolo. Però insomma, tutto sommato, tra un po' ci sono i dividendi, magari un po' di appeal arriva, e questo rimbalzo, ricordo il sondaggio che in fondo avevamo un po' annunciato, non è male. Allora, passiamo adesso alle azioni e io comincerei dando un'occhiata ad alcune azioni italiane che in vero hanno grafici che raccontano di rimbalzi, di potenziali situazioni, non ce n'è nessuna che ha proprio l'appeal così forte, tranne alcune che magari alcune di queste come Campari, no? L'avevo segnalata anche nella puntata di ieri di Market Briefing, superando quei 10 euro, quella congestione lì poteva sparare e lo ha fatto, guardate qua, che bel movimento grafico che ha fatto Campari. Stessa cosa che secondo me poteva fare STM, proprio ieri mattina parlavo di quest'area di congestione che, se superata diciamo l'area dei 36,5, poteva dare là al movimento forte, lo vedete qui, ecco, movimento che c'è stato ed è andato a rialzo in maniera abbastanza importante. Ci sono alcuni altri titoli che hanno grafici molto interessanti, come Poste, che anch'essa supera la fase di congestione. Più in generale diciamo che non sono male i grafici dei bancari, ricordiamo che Intesa San Paolo pagherà a breve un importante dividendo e che non ha ancora superato questo livello, quest'area che sta poco sotto 2, che comunque storicamente è un'area ostile, un'area ostica per il titolo. E poi ricordiamo che un dividendo molto buono lo pagherà Azimut, che ancora non ha, come dire, dato alcun segno di come dire, percepire un momento significativo. Eni, finché non supera 13,80, è un titolo difficile da valutare. Enel, giusto per citare i titoli diciamo più pesanti, più di ampia capitalizzazione,
è un titolo che si sta muovendo senza infamia, senza lode, cerca di reagire, ma per ora non esce per niente dal tunnel. Diamo un'ultima occhiata a Stellantis, anche che cerca di rimbalzare e lo fa anche qui, uscendo a rialzo da una zona di congestione del prezzo, che viene dopo l'aver testato per l'ennesima volta quell'area dei 12 euro, che è un'area di supporto molto forte. Viene da questa congestione, insomma, più o meno siamo intorno a questi valori. Quindi devo dire che io qualche remora ce l'ho sul fatto che si tratta di un titolo che continua a vedere il suo core business, quello di vendere le auto, con numeri in diminuzione, però qui il grafico racconta che si è andati a rialzo violando una trend line, quindi il segnale da questo punto di vista ci sta tutto. Come avete visto, diciamo che qui non ci sono grafici così eclatanti a rialzo. Leonardo è stato uno dei titoli significativi dell'ultimo periodo, ma ora con gestione un po' verso il basso. Un titolo che ha un bellissimo grafico è Tenaris, ma come vedete anche qui il prossimo segnale di forza arriverebbe superando il precedente massimo, quindi siamo ancora in una fase di criticità. Chi invece ha rimbalzato ieri con grande vigore è Saipem. Ricordo però che su Saipem aleggia l'aumento di capitale, quindi io dico sempre attenzione, grande prudenza su questo titolo. Chi invece ieri fa un più 4 e, come dire, magari dà un po' di senso in breve termine a un movimento, diciamo così, davvero pesantissimo, è Interpump, che come vedete dopo un periodo in cui ha vissuto da inizio anno un ribasso incredibile, è passata dai 60 e passa, 64 e passa euro per azione, sino a toccare i 34, quindi non dico che si sia dimezzata, ma quasi, e ora sta reagendo, diciamo così. Passerei quindi ora ai titoli americani. Prima di guardare dei titoli americani interessanti, vorrei farvi vedere che per quanto riguarda l'America ci sono comunque, guardate qui quanti, ci sono comunque in America, ci sono tanti titoli, ci sono titoli che fanno cose bellissime. Guardate questo bel titolo in odore di breakout sul nuovo massimo, insomma su una borsa importante come quella americana c'è sempre qualcosa di appetibile. Questa è una cosa di cui non dobbiamo dimenticarci mai, soprattutto in ragione del fatto che la borsa offre spesso, direi anzi sempre, delle opportunità. I primi due titoli che voglio farvi guardare sono due titoli del settore petrolifero. In America comunque il settore oil and gas è un settore ancora forte. Segnalo che potrebbe risultare interessante un titolo come ExxonMobil dovesse andare a farsi chiusure sopra questo massimo, cioè se mettesse il naso qui fuori si tratterebbe di un movimento significativo e andrebbe cavalcato. Non così lontano è in questo scenario quello che succede su Chevron, che è l'altro importante titolo petrolifero americano. Quindi andiamo a guardarci Chevron, così vediamo se riusciamo a trovarci qualcosa di interessante. Il grafico somiglia molto a quello di Xum, cioè di ExxonMobil. Anche qui sarà importante andare a farsi chiusure sopra questi livelli. Questi sono titoli su cui qualsiasi cosa non va mai anticipata. Andiamo allora a vedere un altro titolo americano interessante, che graficamente è Johnson & Johnson. Perché dico interessante? Perché vedete, questo titolo viene da un movimento di ribasso, si è mosso però sul livello di un'area di supporto abbastanza interessante, lo vediamo qui. Qui sembra trovare reazione, facesse un altro spunto verso l'alto, chissà, potrebbe magari andare a ritestare il precedente livello, che è una cosa interessante. Segnalo anche che per un settore, quello dei pagamenti elettronici, che recentemente è stato PayPal in testa e da noi Next in grandissima difficoltà, qui c'è un test di un'area di supporto molto forte, che è quella dei 190 dollari circa per azione, con successiva reazione del titolo. Quindi per chi ama, magari più è in questa fase, ce n'è ben donde, raccogliere dei titoli su pattern reversal anziché contesti dove si fanno rotture, che in questo momento sono merce rare evidentemente, ecco qua allora un titolo che può essere interessante, e tanto più interessante può essere in ragione del fatto che non è solo nell'aver fatto questo movimento, perché anche Mastercard, che è la sua, come posso dire, antagonista, no? Eccolo qui, ha fatto qualcosa di molto simile. Vedete, c'è un grafico che si somiglia tantissimo. Tra i top titoli direi che si distinguono in particolare due, perché gli altri, e lo vedremo
velocemente, sono in una condizione diversa. Apple che rimbalza sul supporto, lo vedete qua, e reagisce per ora rimbalzo, ma è interessante perché se noi andiamo a vedere gli altri, a partire da Microsoft, eccola qui, se guardiamo da Microsoft e poi guardiamo diciamo anche Google e Amazon, ci accorgiamo che questi invece hanno una ben diversa forza relativa, cioè come vedete sono tutti titoli rispetto ad Apple che hanno una propensione maggiore a muoversi verso il basso, eccolo qua, guardate in particolare Amazon che ha congestionato lassù in cima per un periodo che è durato poco meno di 2 anni, lo vedete qui, quando ha mollato questo supporto, quest'area di supporto l'ha fatto in gap down, il movimento è stato negativo. Segnalo invece che Tesla, lo vediamo qua, eccolo qua, e andiamo a vedere nel dettaglio, segnalo che Tesla è arrivata sui 700 dollari, supporto importante, lì ha trovato reazioni, quindi anche qui una situazione abbastanza particolare. Allora, adesso vi faccio una carrellata invece di altri titoli che hanno un po' di potenziale, secondo me. Qui c'è un trading range ampio su HPQ, attenzione se dovesse tornare sulla parte alta del range di oscillazione. Andiamo a vedere altri titoli che hanno grafici interessanti, anche qui trend rialzista di fondo, grande oscillazione, chissà, un movimento del prezzo verso l'alto potrebbe anche creare situazioni interessanti. Sono tutti grafici in divenire, esattamente come in divenire può essere il grafico di Amgen che è lontano da questo massimo relativo, però attenzione perché è su un livello che sente molto storicamente, guardate qua, c'è stato anche il gap e tutto, quindi secondo me questo è un titolo che sopra l'area, sopra 2,45 diciamo, dovesse muoversi al di sopra di quest'area, potrebbe magari andare a riattaccare tutta questa fascia di congestione del prezzo che vediamo qui. Non sono grafici entusiasmanti, questo entusiasmo lo abbiamo perso molto diciamo con lo scorso anno, ma sono comunque grafici che ci raccontano di qualcosa di interessante. Ecco qui un titolo invece che un bel trend rialzista ce l'ha davvero, si tratta di packaging, credo se non ricordo male, di cibo preconfezionato, 230 dollari è il livello da superare per chissà continuare questo bel trend di rialzo diciamo dell'anno, un po' in controtendenza con tutto il resto del mercato. Ultimo titolo che vi faccio vedere, eccolo qui, parliamo di COP, cioè ConocoPhillips, siamo nel settore oil and gas e qui vedremo cosa può succedere nel caso in cui, ovviamente sempre con la premura di non anticipare, con l'accortezza di non anticipare, vediamo cosa succede se si va a fare il nuovo massimo. Per questa settimana è tutto, un saluto, ciao!